la mia decisione è quella di sottoscrivere domani l'aumento di capitale ed essere pronto, qualora rispettassero tutte le cose che ci siamo detti nella governance e nella realizzazione di un piano di fatto, anche a prendere tutto l'inoptato che le banche acquisiranno e che mi pare di aver sentito dire più di una volta non hanno voglia di tenere in casa. L'idea che ho io è quella di poter avere alcuni azionisti senza averne qualcuno che prevalga sugli altri, che si posizionino più o meno con le stesse quote azionarie, anche alte se serve, e che rappresentino in un modo serio un azionariato che lasci al gruppo la libertà di stampa. Fino a qualche ora fa questa era la linea di tutti e dopo aver parlato con tutti ho preso una posizione. Quindi ci fideremo di quello che mi è stato detto e faremo il nostro aumento di capitale se nessuno verrà a dire che quello che dico non è vero e dopodiché vedremo quello che succede. Se la Fiat esercita quei diritti, quindi sale al 20, quindi anche tu sei disposto a salire al 20. Qui sembra una gincana tra me e Jacky. Jacky ha per fortuna sua 30 anni meno di me e c'è poco da fare delle gincane. E quando dico che deve mangiare qualche pagnotta in più non è offensivo, ma è quello che a 30 anni abbiamo fatto tutti. Io toglierei il problema di dire non c'è un problema Jacky della Valle, c'è un problema di come bisogna gestire un gruppo per evitare che qualcuno voglia esercitare una pressione, in questo caso su un mondo che si occupa dei media, troppo forte. È importante dire io voglio fare queste cose perché mi serve farle, perché mi fa comodo avere una corazzata dietro che non mi faccia prendere delle mattonate mentre mi allontano. Oppure dire benissimo, vediamo cosa si può fare. Io ho detto quello che auspico, mi piacerebbe tutti al 10, ma non le ho detto che non andrei a 20. Se lei non ha parlato ancora con Fiat e Fiat non fosse disposta a sedersi a questo tavolo, lei pensa di poter comunque avere l'appoggio di un Fiat è numero di soci un'azienda che ha un sufficiente? 20%, le maggioranze si formano col 51% e vedremo quello che succede. Cioè, diciamo che in questi giorni tutte le cose dette devono arrivare a maturazione, no? E poi lo vediamo. Quali condizioni potrebbe essere un buon affare per Diego della Valle? Lei dice che dovrei essere un grande ottimista. Guardi, in questo caso non c'è un buon affare. Io ci ho ripensato, ci ho riflettuto bene su tutta questa questione. Io faccio di fatto un altro mestiere. Se lei mi dice se potevo con lo stesso denaro fare affari migliori, sicuramente sì. Però questa non è un'operazione che riguarda solo gli affari. E io quando sono entrato in Rizzoli non ci sono entrato per fare un affare. Ci sono entrato perché pensavo che ci fossero delle cose, dei valori e anche degli obiettivi condivisibili che facessero bene anche un po' al paese, sperando di farlo con dei buoni compagni di viaggio, oppure se diranno altre cose, si prenderanno loro la responsabilità di dire che questo paese lo vogliono incatenare a vecchie regole e a vecchie cooptazioni che non hanno comunque più senso di esistere. Va bene, vediamo quello che succede, no?